Bene, procedo. Bene, prima di iniziare vi do il programma delle prossime settimane. Dunque, il 5 maggio ci sarà la lezione normalmente, poi il 12 volevo recuperare una delle lezioni perse e probabilmente sarà in quest'aula, ma penso era ancora da confermare. Comunque sarete avvisati. La lezione ci sarà il 12, spero non abbiate preso altri impegni, ma comunque avrei riservato queste fasce orarie, due venerdì, venerdì 6, cioè dopo la prossima lezione, venerdì 13, dopo l'ultima, nel mio ufficio, che è l'edificio Fermi, sono un po' disorientato, non lontano da qua, stanza 307, su appuntamento, in modo che possa dare a ciascuno il suo tempo, chi vuol venire, possiamo discutere sia questioni attinenti al corso, sia anche questioni un po' più generali, so che alcuni di voi hanno anche qualche idea propria, può essere l'occasione per parlarne e discuterne. Voilà. Allora, oggi essenzialmente vorrei introdurre un oggetto che è molto utile, si chiama l'azione effettiva o efficace nello spazio-tempo, che racchiude in sé, diciamo, la descrizione della fisica a basse energie, o se vogliamo a scale di energie molto più basse di quella scala intrinseca della teoria delle stringhe. E questa azione efficace serve per fare appunto della fisica ordinaria nel nostro spazio-tempo, e infatti nelle ultime lezioni, la prossima e quella dopo, vedremo delle applicazioni cosmologiche di questa azione. Allora, per fare questo riprendo una cosa che abbiamo già visto, cioè abbiamo innanzitutto descritto la propagazione di una stringa in uno spazio-tempo non necessariamente piatto, descritto da una metrica G mu nu, e anche eventualmente una due forma, cioè un tensore antisimmetrico che si accoppia alle coordinate della stringa in questo modo, dove G di X e B di X sono funzioni in linea di massima arbitrarie dello spazio-tempo, delle X dello spazio-tempo. E classicamente tutte le simmetrie bidimensionali, locali, bidimensionali, quelle sacre per così dire, che non vogliamo rompere, sono presenti per qualunque G mu nu e B mu nu. Beh, qui è ovvio che la metrica bidimensionale non compare assolutamente, qui diciamo compare, ma in questa combinazione radice del determinante della gamma per l'inverso della gamma, e il tutto è invariante, in particolare per trasformazioni conformi della metrica, perché la radice del determinante cancella la dipendenza dell'inverso della metrica. Ora, ci possiamo chiedere, possiamo scrivere qualcos'altro che soddisfa a livello classico queste simmetrie locali? In particolare ci interessa molto questa invarianza per riscalamento della metrica. E se uno ci pensa su un momento, arriva alla conclusione che l'unica possibilità sembra essere questa, cioè aggiungere a quello che avevo prima l'accoppiamento della stringa a un campo scalare, questa volta senza indici, mu, nu, eccetera, che viene chiamato il dilatone, per motivi che poi vedremo, e che si accoppia non giusto alla metrica, ma alla metrica volte la curvatura bidimensionale che posso costruire con le solite regole geometriche a partire dalla metrica bidimensionale. Un oggetto che abbiamo già visto
come discuteremo fra un momento. Però questa, diciamo, anche se sembrerebbe invariante per riscalamento della gamma, non lo è. Non lo è se questa funzione è non banale. Questo perché, diciamo, la curvatura non si trasforma in modo semplice per riscalamento della metrica. Sì, se si riscala per un fattore costante, indipendente dalle coordinate, sì, tutto funziona, ma se si riscala per un fattore che dipende dalle xi, questo non è vero. A meno che, come dicevo, il campo φ non sia una costante. Se è una costante, abbiamo già visto nella lezione precedente, se questa è una costante, diciamo, viene fuori dall'integrale, e quello che resta è questo integrale che avevamo visto, avevamo detto più che visto, è un invariante topologico, cioè dipende solo dalla topologia di questa superficie bidimensionale. È legato al genere della superficie. Ricordate, G uguale a 0 per una sfera, G uguale a 1 per il toro, G uguale a 2 per il pretzel e così via. Quindi ovviamente se è solo legato alla topologia è invariante per trasformazioni, per riscalamenti o altro della metrica. Quindi se φ è costante, S di φ viene φ volte questo, φ per 2 volte 1 meno g, però se φ non è banale, classicamente questa azione non è invariante di Weyl. Quindi a prima vista uno direbbe niente, non la metto. Però ricordiamoci una cosa importante. Noi vogliamo preservare queste simmetrie locali a livello della meccanica quantistica, non a livello classico. Dice, magari per una volta la meccanica quantistica, invece di darci delle grane, ci aiuta. Quindi, con questa piccola speranza in mente, teniamoci anche questo termine, in modo del tutto generale, cioè con φ in generale una funzione della x. Mettiamo tutto nella stessa espressione e finiamo con questa azione. Quindi qui abbiamo le coordinate della stringa che si accoppiano alla metrica nello spazio-tempo, al tensore antisimmetrico nello spazio-tempo e a questo campo scalare. Ora vi ricordo, questo è un piccolo inciso, che a livello quantistico quello che conta è S diviso la costante di Planck, quindi si vede facilmente, se vi ricordate la definizione della lunghezza di stringa, che infatti il G mu nu e B mu nu appaiono solo in questa combinazione, G mu nu diviso la lunghezza di stringa al quadrato, B mu nu diviso la stessa lunghezza di stringa al quadrato, quindi oggetti di dimensione lunghezza alla meno 2, e se uno lavorasse con queste metriche e tensori antisimmetrici riscalati, anche questa lunghezza sparisce. Questo ci darà la possibilità di fare dei checks sul risultato finale. E a questo punto la grossa domanda è questa. Se uno conoscesse la risposta alla seguente domanda, uno sarebbe a cavallo, per così dire, avrebbe quasi risolto o risolto alcuni problemi molto importanti e anche applicazioni fisiche della teoria. Purtroppo la big question non ha una big answer, vedremo. Quindi la domanda è, sotto quali condizioni per questi fondi, background fields, B, G e F, si soddisfano le condizioni necessarie che, ripeto per l'ennesima volta, invarianza sotto riparametrizzazione e invarianza rispetto alla trasformazione di Weyl a livello quantistico. Questo purtroppo è un problema molto non banale e
cominciamo, almeno conosciamo una soluzione, sì, una la conosciamo, l'abbiamo già vista, prendiamo lo spazio-tempo di Minkowski, quindi una metrica piatta, B uguale a 0 e φ costante, e anche prendiamo D, cioè il numero delle dimensioni dello spazio-tempo, cioè il valore di questo indice mu, ha un valore critico che avevamo detto per la stringa bosonica senza fermioni è 26, per la superstringa è 10. Quindi almeno conosciamo una soluzione e questa è la soluzione che abbiamo discusso finora con un piccolissimo punto in più che se ora prendiamo questa azione e la inseriamo nell'integrale sui cammini alla Feynman, abbiamo un po' accennato, otteniamo, vi ricordate che avevamo discusso come nei loop si ottiene un fattore e alla meno 2, 1 meno g, questa volta otteniamo esattamente quel fattore ma moltiplicato su nell'esponente, intendiamoci, per questo φ che abbiamo preso costante. Quindi quello che scopriamo, una piccolezza in più, è che c'è un fattore e alla 2 φ per ogni loop che aggiungiamo, perché se andiamo da g a g più 1, che vuol dire aggiungere un loop, per complicare con un'altra maniglia la superficie di Riemann, ci becchiamo un altro fattore e alla 2 φ. Quindi e alla 2 φ gioca nella teoria delle stringhe lo stesso ruolo che la costante di struttura fine, alfa, 1 su 137, gioca nella QED. Quindi si vede già come nella stringa il ruolo della, ad esempio, della costante di struttura fine, della coefficiente di gauge, è giocato da un campo, non è più un numero che metto a mano, è un campo che posso introdurre nell'azione, come tale può dipendere, come vedremo, da x, da t, può essere non banale. Quindi questo e alla 2 φ è quello che conta il numero dei loop. Vabbè, però questa, a parte questa piccola scoperta, è nient'altro della vecchia teoria. Se vogliamo delle soluzioni più generali a questo problema, al problema che ho detto precedentemente, dobbiamo purtroppo far ricorso alla teoria delle perturbazioni. Cioè perturbiamo, cioè andiamo a modificare leggermente qualcosa che già conosciamo, la soluzione già nota. Allora, lo sviluppo più conosciuto, ma secondo me probabilmente anche l'unico che sappiamo fare finora, è quello intorno a campi lentamente variabili. Se invece prende g mu nu costante, b uguale a 0, φ costante, prendiamo g che varia lentamente, φ che varia lentamente, b che varia lentamente, beh, siamo vicini alla soluzione. Incidentalmente, se b è costante, diciamo, è come se fosse 0, perché c'è questa invarianza di Gauge. Allora, qual è il parametro piccolo che ci permette di fare uno sviluppo perturbativo? È essenzialmente indicato qui. È la lunghezza di stringa, al quadrato in effetti, volte due derivate del campo in questione. Se è un campo che varia poco, queste due derivate daranno una piccola quantità. Naturalmente, siccome una derivata rispetto a x darà delle cose come un verso di una lunghezza, se quella lunghezza è grande rispetto a L stringa, questo sarà un buon sviluppo. Questo sviluppo è chiamato lo sviluppo in alfa primo,
perché essenzialmente la lunghezza di stringa al quadrato, ricordate, è alfa primo per la costante di Planck. Quindi, allora, qui c'è un calcolaccio tutto affatto banale, ma che è stato fatto già negli anni Ottanta e poi anche continuato, cioè anche i termini successivi sono stati calcolati, per darvi un'idea di qual è il risultato. È abbastanza complicato, a prima vista vedremo che c'è un modo molto più semplice di riesprimere questo risultato, ma per ora fatemelo buttar lì, senza andare in grandi dettagli, ma solo per mostrare che si tratta effettivamente di uno sviluppo in potenze di derivate, in numero di derivate, volte la scala della stringa. Allora, a livello zero derivate ho solo un termine, eccolo qui. Scusate questi nomi, beta, phi, beta, g, beta, b, per ora non guardiamoli, poi nella seconda ora spiegherò perché ci sono queste beta, però d'altra parte non ci interessa, l'importante è che questo uguale a zero, questo uguale a zero, questo uguale a zero. Quindi, ritorno indietro, questo è l'unico termine che non ha derivate, e vedete è d meno dc, dove dc è questo valore critico, per esempio 26 oppure 10. Quindi per ora non sono a d uguale a 10, non sono a d uguale a 26, sono in un d arbitrario, per esempio 4, sarebbe comodo, però mi trovo che ho questo termine. Dopodiché ci sono termini con derivate, vedete, questi sono termini con due derivate, e che per moltiplicare L stringa al quadrato ci saranno più ordine L stringa alla quarta, e allo stesso modo qua. E questo ci permette di reinterpretare il vero significato, se vogliamo, di perché c'è questa dimensione critica, perché è un po' strano che venga fuori tutto a un tratto una condizione sulla dimensionalità dello spazio-tempo. Cioè, vediamo che se D non è DC, siccome D è un intero, D meno DC non è che può essere arbitrariamente piccolo, cioè o è 0, o è 1, o è 2, è un numero intero. Quindi se D non è uguale a DC, questo è un numero, non so, prendiamo 10, 4 meno 10 fa meno 6, diviso 3 è meno 2. Come faccio a far sì che tutta questa quantità sia 0 se questo primo termine è un numerino finito di ordine 1? L'unico modo è di giocare su queste derivate e rendere così grandi che assorbano questo fattore L stringa quadro in più. Cioè, se voglio soluzioni a D diverse da D critico, necessariamente queste devono coinvolgere campi le cui variazioni sono molto rapide, molto grandi. Però se questo è il caso, cioè se questo termine riesce a compensare questo per darmi zero, mi devo chiedere cosa succede ai termini successivi, che probabilmente saranno anche loro dello stesso ordine. Quindi entro in un regime molto non perturbativo per cercare se ci sono soluzioni con D uguale a 4, per esempio. Quindi, se vogliamo, la reinterpretazione del valore critico delle dimensioni dello spazio-tempo è che se sono in dimensioni critiche ho dei campi costanti o lentamente variabili, altrimenti le soluzioni sono per forza non perturbative in questo parametro di sviluppo. È lì che purtroppo le nostre tecniche in genere falliscono, non abbiamo controllo su tutta la serie, sulla sua convergenza, eccetera. Fortunatamente ci sono dei casi in cui invece abbiamo controllo su tutta la serie
e diciamo, sebbene non siano purtroppo molto interessanti dal punto di vista fisico, diciamo, dal punto di vista del formalismo è interessante vedere che ci sono dei casi non banali in cui riesco ad andare al di là di questa approssimazione di campi lentamente variabili. Questo, diciamo, lo dico velocemente, è il caso in cui il dilatone, invece di essere costante, ha una dipendenza lineare dalle coordinate. È del tipo Q mu x mu, dove Q mu è un vettore costante. Per esempio, prendo Q mu uguale solo nella direzione del tempo, questo potrebbe essere phi uguale t, tempo diviso una scala del tempo. Perché phi non ha dimensioni, quindi t diviso t0. Allora, in questo caso si vede subito dalle equazioni precedenti, diciamo un piccolo check che possiamo fare, che è chiaro che questo termine di mu phi contribuisce con un q quadro, q è questa costante. Tutto il resto se ne va, perché questa derivata seconda se ne va, poi gli altri campi li ho messi banali, quindi uno vede tutte le equazioni sono soddisfatte purché questo pezzettino qui cancelli questo. E quindi mi viene la condizione Q mu uguale dc meno d diviso 3 e le stringhe quadre. Quindi questo Q mu, come dicevo prima, deve essere necessariamente dell'ordine 1 su L stringa, in modo che ha una grossa derivata, ha un grosso contributo alla derivata. Però, ecco, questo ci mostra una cosa interessante, ci fa vedere come un background che classicamente non era invariante di Weyl, perché ho detto phi dovrebbe essere costante, questo è tutt'altro che costante, risuscita l'invarianza di Weyl, che era persa classicamente. Ecco che in questo caso è la meccanica quantistica, perché tutte le condizioni che ho scritto precedentemente vengono dalla quantizzazione e ci ridà l'invarianza di Weyl a livello quantistico. Ecco, c'è di più, questa soluzione si può vedere che è in effetti esatta, perché diciamo l'avere un dilatone lineare in effetti mantiene l'azione quadratica nelle x, quindi come sappiamo un'azione quadratica, possiamo fare integrali gaussiani, cose del genere, è l'unica che sappiamo in effetti risolvere esattamente. Quindi in effetti non è solo un controesempio al fatto, un esempio che le correzioni quantistiche possono curare un problema a livello classico, è di più, è addirittura una soluzione esatta. Esatta però, attenzione, a livello G uguale a 0, dove G qui è il genere della superficie, a livello della sfera questa è una soluzione esatta. Però, cosa vuol dire phi lineare? Vuol dire che phi da qualche parte cresce, da qualche parte va a più infinito, da qualche parte va a meno infinito. E siccome E alla 2 phi era la costante d'accoppiamento, vuol dire che con un phi di questo tipo da qualche parte nello spazio, nel tempo, da qualche parte o in qualche istante, questa stringa diventa fortemente accoppiata, allora devo anche preoccuparmi di tutte le correzioni di loop con G diverso da zero. Quindi diciamo lo status di questa soluzione a tutti gli ordini nella costante accoppiamento non credo sia nota. Ok, a questo punto c'è un'osservazione di nuovo molto carina, cioè queste funzioni beta o queste equazioni si possono derivare, si possono ottenere facendo derivate funzionali di
un funzionale o derivate di una funzione, meglio derivate funzionali di un funzionale. Cioè si può scrivere un'azione, ecco qui l'effective action che volevo introdurre, un'azione effettiva che denoto con gamma maiuscolo, quindi non è la S, non è l'azione bidimensionale. Qui abbiamo un'azione effettiva o efficace che non è più del tipo Polyakov o Nambu-Goff, è un'azione vera e propria nello spazio-tempo, come scriverebbe uno che fa teoria dei campi. Tale che se metto a zero le sue variazioni rispetto ai vari campi, mi ridà esattamente queste brutte equazioni. Cioè, questa è stata un'osservazione, diciamo, fatta sempre negli anni Ottanta. Queste equazioni che sembrano un po' orrende, in effetti hanno una proprietà. Si possono derivare in tanti sensi, si possono derivare come derivate funzionali di un'azione. Diciamo, uno si può divertire a vedere che se uno... Cioè, cosa vuol dire le derivate funzionali della gamma? Vuol dire le equazioni del moto classiche che uno otterrebbe da questa azione. Se uno mi dà questa azione, mi dice trovami le equazioni classiche per i campi, vario l'azione, le metto a zero e ottengo le mie equazioni del campo. Ebbene, queste equazioni del campo sono equivalenti alle equazioni che avevo scritto. Solo che, vedete, questa è più bellina, più compatta. Ho voluto solo questi quattro termini. Questo termine, che come vedete è di ordine 1 su L string quadra, beh, qui ho usato le stesse normalizzazioni, ho messo fuori una potenza di L string per rendere l'azione adimensionale, e poi vedete qui questo termine, scusate, sono un po' perso, dunque nelle equazioni come avevo fatto? Sì, ho usato una convenzione un po' diversa in cui ho diviso tutto questo per L string quadro. Quindi nell'azione ho diviso tutto per L string quadro e quindi questo è il termine che corrisponde a quel D-DC, questo sarà un termine che nell'altra equazione è L string quadro volte R, eccetera, eccetera. Dunque, i puntini verranno spiegati. C'è un piccolo punto che potrebbe essere preoccupante, che in questa azione il campo del dilatone appare in questo modo. Ora, io in genere i segni non ci giuro, però, ma questo credo sia proprio giusto, cioè c'è un più 4 di mu phi, che vuol dire con la mia convenzione della metrica che è un meno phi punto quadro, qui punto vuol dire derivata rispetto al tempo, non rispetto a tau, più i gradienti. E questo, diciamo, è brutto, è il segno sbagliato per un campo scalare, sembrerebbe un ghost. D'altra parte sappiamo che la teoria non ha ghost, quindi qual è la risoluzione di questo puzzle? Seconda ora vi dirò la risoluzione di questo puzzle, non ci sono problemi, questo è molto bene. Stop un'altra cosa che è carina, che questo termine costante, D-DC, gioca il ruolo di una costante cosmologica, più o meno, perché diciamo, devo stare un po' attento perché c'ho anche questi prefattori, no? La costante cosmologica, lo vedremo fra un momento, entra nell'azione senza derivate, con una costante, e questa è una costante, quindi è come dire, se non sono a D uguale di C, ho una costante cosmologica. Ah, bellissimo, uno direbbe, abbiamo bisogno di una costante cosmologica per l'accelerazione dell'universo, no? Così si dice. E no, ma attenzione, è una costante cosmologica gigantesca, cioè non è la costante cosmologica che forse abbiamo visto con l'espansione accelerata dell'universo, questa infatti è una costante cosmologica che fa sì che l'universo dovrebbe espandersi a una velocità
planckiana, proprio perché appunto dovrei compensare questo termine con questo termine, quindi devo introdurre cose che evolvono molto rapidamente. Va bene, questo come prima osservazione. Ci sono varie altre informazioni. In questa azione il dilatone appare come un fattore davanti a tutta l'azione, davanti a tutta la lagrangiana, e poi compare nel resto, ma solo tramite le sue derivate. Scusate, forse mi sono scordato di dire una cosa importante, che questa è l'azione effettiva che dà le equazioni giuste, ma solo a livello della sfera, cioè dal livello più basso, non includendo i loop. Quindi, la forma in cui il dilatone compare è perfettamente in linea con quanto si diceva. Se sto considerando diagrammi con la topologia della sfera, devo avere un e alla meno 2 φ, perché vi ho dato e alla meno 2 φ 1 meno g. Se g è 0, ho e alla meno 2 φ. Quindi questo è esattamente quello che, scusate, quindi il fatto che ci sia questo e alla meno 2 φ è semplicemente il fatto che sto lavorando a livello g uguale a 0. Poi, cosa contiene? Non contiene parametri adimensionali arbitrari. Questa azione ha dei numerini, 4, meno 1, meno 2, un dodicesimo, ma non ha parametri adimensionali. Per esempio, vabbè, ho già detto, la costante di accoppiamento è già stata mangiata da questo φ. E da un punto di vista dimensionale compare solo questa famosa lunghezza della stringa. E in effetti, se uno guarda attentamente, vede che anche la dipendenza dalla lunghezza della stringa si può tutta riassorbire se si usano solo i campi riscalati, cioè se io esprimo tutto non in funzione di G, B e Φ, ma di G diviso LS quadro, B diviso LS quadro e Φ, sparisce anche la lunghezza di stringa. E questo, diciamo, di nuovo, è in linea con quanto si diceva, perché l'azione di partenza, la S, contiene solo questi campi così riscalati. Terza osservazione, la gamma effettiva è covariante, perché vedete, è ok dal punto di vista della relatività generale, c'è la radice del determinante della metrica che compensa il cambiamento del volume, ha la curvatura scalare, ha tutte le derivate ben contratte con la metrica, eccetera. Questo è lo stesso, diciamo, non sto a scrivere in dettaglio, ma diciamo, la forma dell'azione efficace e anche delle equazioni che ne seguono sono perfettamente covarianti dal punto di vista della relatività generale in d dimensioni. È anche invariante per quella trasformazione di gauge del campo B, B che va in B più il rotore di un vettore, insomma, rotore di lambda. E questo lo si vede perché nell'azione efficace compare H, e H è nient'altro che il rotore di questo B, è un oggetto con tre indici, tutto bello antisimmetrizzato, eccetera, che è invariante rispetto a questa trasformazione. Quindi tutte le belle simmetrie spazio-temporali tipiche della teoria dei campi le ritroviamo pari pari in questa azione effettiva. Questo, diciamo, è rassicurante. Però troveremo anche delle nuove simmetrie, e di queste parleremo la prossima settimana, che, diciamo, sono peculiari per il fatto che questa azione effettiva non viene da n'importe qua, ma viene da una stringa.
Infatti troveremo un parente della t-dualità, che poi useremo per fare della cosmologia. Quindi, diciamo, comincia a diventare interessante. C'è un'altra cosa, che questa azione in effetti ha due significati che apparentemente potrebbero essere non conciliabili uno con l'altro. Cioè, il primo è quello che ho già spiegato. Cioè, semplicemente uno dice, questa azione genera, tramite le sue equazioni del moto che ne derivano, le condizioni che devono essere soddisfatte per preservare le simmetrie bidimensionali a livello quantistico. Seconda significato è invece è più familiare per chi conosce il concetto dell'azione effettiva di una teoria dei campi. Nella teoria dei campi c'è un oggetto, si chiama appunto l'azione effettiva, che permette di calcolare varie cose a livello quantistico. Per esempio, soluzioni classiche, in particolare il ground state, il livello fondamentale di un sistema, la sua simmetria, poi lo spettro, gli accoppiamenti delle varie particelle, in questo caso particella a massa nulla, le ampiezze di scattering, di collisione, tutto però, va fatto presente, salvo questi puntini, che vuol dire ci sono termini con più derivate, con più potenze di L-stringa, quindi diciamo posso calcolare tutto ma a bassa energia, quando posso trascurare i puntini. Se riesco a fare il conto a livello successivo, vabbè, posso andare un po' più in là in energia, però salvo casi molto particolari è difficile risolvere il problema a tutti gli ordini, risommare e trovare soluzioni esatte, salvo casi particolari. Dunque, avevo finito qui. Comunque, ecco, è piuttosto affascinante questo fatto che due concetti che sembrerebbero sconnessi, uno sono queste invarianze bidimensionali, per cui devo fare tutti questi conti, e l'altro, la matrice S, se vogliamo, nello spazio-tempo, queste due cose vengono connesse. E, diciamo, nella seconda ora darò un piccolo hint di come si può capire che c'è questa connessione, un'osservazione infatti dovuta a Polyakov. Dunque, quindi a bassa energia uno direbbe, ho recuperato qualcosa che puzza di relatività generale, con qualche campo in più, ma è la relatività generale o no? E qui, diciamo, purtroppo la risposta non è positiva. Fermo restando per ora che siamo in dimensioni, diciamo da un punto di vista formale in D dimensioni. Se io scrivo l'azione della gravità in D dimensioni, includendo per completezza la famosa costante cosmologica che Einstein ha introdotto 100 anni fa, scrivo un oggetto di questo tipo, dove ho scritto 1 su L Planck alla potenza D-2, invece di scrivere la costante di Newton in D dimensioni, così funziona. Se paragono questo con quello che ho appena scritto dalla stringa, sembra più o meno una cosa simile. Intanto c'è questo campo H in più, la stringa c'ha questo campo in più, diciamo, lo posso considerare dal punto di vista di una relatività generale, lo posso considerare un campo di materia, che in genere va aggiunto. Il dilatone è lo stesso. Però, supponiamo pure di togliere questo H, di mettere a zero il campo B, H è
collegato a B. In effetti si vede che anche in quel caso la stringa dà una teoria del tipo Jordan-Brans-Dicke, che in gergo si chiamano teorie scalari tensoriali, cioè il gravitone, l'abbiamo detto varie volte, ha spin 2. Le teorie scalari tensoriali hanno, oltre a un campo di spin 2, anche un campo di spin 0. Ebbè, a massa nulla. Quindi, vabbè, campi scalari con massa ce ne possiamo fregare, per così dire, ma campi scalari senza massa bisogna stare molto attenti. E qui c'è questo dilatone, questo signore, che è lì a massa nulla, perché non c'è un termine di massa, e che può cambiare molto la fisica. Ah, ve lo dico brevemente la situazione. Un dilatone come questo a massa nulla induce interazioni a lungo raggio. Si sa, ogni particella a massa nulla può dare interazioni a lungo raggio. Il raggio di interazione va come l'inverso della massa. Però si accoppia alla massa, essendo uno spin zero, lui vuole accoppiarsi alla massa di un oggetto, non alla sua energia. Ora voi mi insegnate, se siamo a riposo, massa e energia sono equivalenti, ma se siamo in moto non è la stessa cosa. Un fotone, per esempio, ha massa nulla, però può avere qualunque energia. Allora, cosa vuol dire? Questo viola tipicamente il principio di equivalenza. O se vogliamo, il famoso test della relatività generale, la deviazione della luce dal sole non funziona più, perché diciamo il dilatone da un lato contribuisce per esempio alla forza gravitazionale fra il sole e la Terra, fra la Terra e la Luna, fra due oggetti non relativistici, però non contribuisce alla deflessione della luce, perché dovrebbe agire anche sul fotone. Quindi si vede abbastanza facilmente che la presenza di un dilatone a massa nulla, anche se il suo accoppiamento, diciamo, se la forza che induce è di tipo gravitazionale molto debole, viola facilmente il principio di equivalenza, perché non si accoppia all'energia, ma alla massa. E questo, diciamo, è un vero pericolo per la teoria delle stringhe, che la rende vulnerabile anche a esperimenti di bassa energia. Qui non si sta parlando di fare esperimenti di alta energia, di piccole distanze, si sta parlando di verificare il principio di equivalenza. L'Università della Caduta Libera, UFF, Universality of Free Fall, della caduta libera, cosa che ormai è stata verificata con precisione enorme. Un'altra cosa che fa, per esempio, questo dilatone è che non si accoppia in modo universale a tutti gli atomi. Per esempio, si accorge se il nucleo ha più neutroni o più protoni, eccetera, mentre la gravità si accoppia direttamente alla massa, all'energia. Va bene, e quindi se uno prende, ecco, questo va detto, se si prende la teoria delle stringhe a livello albero, cioè trascurando le correzioni con G maggiore di 0, e per la superstringa, anche se si includono queste correzioni, ma si escludono fenomeni non perturbativi, beh, ho paura che questa teoria è già in contrasto con i test di precisione del principio di equivalenza. Infatti, diciamo, sappiamo che un fato simile è riservato a questa teoria di Jordan-Brans-Dicke, scalare tensoriale, se ha ha un parametro libero questa teoria, che si chiama omega, e ci sono dei limiti inferiori di questo omega, ma sono limiti inferiori molto grandi, io non mi ricordo più, ma insomma migliaia. Ecco,
La teoria delle stringhe è una specie di Jordan Pransdick con questo omega dell'ordine di 1, quindi chiaramente non funziona. Diciamo, io ho lavorato un po' con Tom Taylor su questo problema, appunto ci siamo resi conto che per evitare contraddizioni con i dati bisogna in qualche modo questo dilatone prenda una massa maggiore di 10 alla meno 4 elettronvolti, in modo che la forza sia abbastanza a corto raggio per essere a posto. E naturalmente questo vuol dire che ci sarebbero delle modifiche della gravità a queste scale, all'inverso di questa scala, che sarebbero frazioni di millimetro, dove effettivamente non è mai stata verificata la legge di Newton. Quindi diciamo ci sono un sacco di studi sperimentali per vedere quali sono i valori ammessi per la massa e per la forza. Sono due parametri, uno è il range della forza e uno è l'intensità della forza. Quindi uno ha un piano e comincia a escludere regioni di questo piano. Effettivamente se si prende la forza che viene fuori da questa lagrangiana, da questa azione effettiva, si trova che la massa deve essere così, cioè il range deve essere più piccolo di frazione di millimetro. Naturalmente, diciamo, quindi la speranza per il teorico è che i loop, o ancora meglio, fenomeni non perturbativi che sono necessari anche per rompere la supersimmetria della superstringa, eccetera, diano una bella massa a questo dilatone. E non è il solo, purtroppo ci sono tante altre, quando si compattifica la stringa sorgono anche altri scalari a massa nulla, e dobbiamo preoccuparci. E concludo questa prima parte con l'unificazione della gravità e delle interazioni di Gauge. Vi ricordo che, ecco, se partiamo da 10 dimensioni, mettiamoci nell'ambito della superstringa, mettiamoci a D uguale a 10, diciamo una teoria della gravità più Maxwell, più elettromagnetismo, in 10 dimensioni, prende questa forma qua, dove ho in generale una costante di Newton in 10 dimensioni, una costante cosmologica in 10 dimensioni e una costante di accoppiamento di Gauge, anche lei in 10 dimensioni. Prendiamo l'azione della stringa nello stesso numero di dimensioni, a questa forma, ho aggiunto qui uno dei possibili modi di ottenere interazioni di Gauge nella stringa, non sto a dilungarmi, ma in questo caso diciamo viene fuori in questa forma, e prendiamo φ costante, insomma mettiamo in qualche modo questo φ venga stabilizzato, magari si prende anche una massa e gli diamo un valore costante e leggiamo, facciamo la traduzione, noi andiamo da qui a qui, otteniamo, intanto che a 10 dimensioni non c'è lambda, quindi non c'è costante cosmologica. Poi se identifichiamo il coefficiente della curvatura, otteniamo questa relazione, che la lunghezza diciamo di Planck in 10 dimensioni alla potenza 8 è legata alla lunghezza della stringa, alla stessa potenza, volte questo E alla 2φ, questa costante, questo loop counting. E se guardiamo la costante di Gauge, la costante di struttura fine diciamo in 10 dimensioni, vediamo una relazione analoga. E se eliminiamo le alla 2φ da queste equazioni otteniamo questa relazione interessante fra la lunghezza di Planck e la lunghezza di stringa. Qui ci manca un... è giusto. La costante, questa è la relazione dove alfa d ha dimensioni lei stessa.
Quindi questo, diciamo, è il modo più sintetico di esprimere l'unificazione dell'interazione di gauge e della gravità nella teoria delle stringhe. Cioè, se uno prende questa relazione, vede che per processi che avvengono all'energia della tipica della teoria delle stringhe, le interazioni di gauge e le interazioni di gravità sono dello stesso ordine. E quello che vedremo fra un momento è cosa succede dopo la compattificazione. Ah no, c'era ancora un argomento, scusate, è abbastanza complesso. Diciamo, è una cosa che più o meno doveva trasparire da quello che ho già detto, ma è bene dirlo esplicitamente. Questa azione effettiva in effetti ha due sviluppi, ha due significati, questo l'ho già detto, e anche due sviluppi, due espansioni. Uno è lo sviluppo, vado un po' veloce, di cui abbiamo parlato prima, cioè il numero di derivate, eccolo qui, la prima riga, ma poi, diciamo, un altro sviluppo in numero di loop, cioè appunto quando includo topologie più complicate nella sfera ottengo correzioni, ma come vedete qui ho indicato simbolicamente il contributo di un loop dove G è uguale a 1 e quindi quel famoso E alla 2 Φ 1 meno G fa 1. Quindi ecco perché a questa correzione manca questo fattore. Se poi vado a due loop, riottengo questo fattore ma col segno opposto. Quindi sono due sviluppi, poi all'interno di ciascuno di questi sviluppi c'è un altro sviluppo di questo tipo, attenzione. Quindi sono due sviluppi in qualche modo concatenati e uno può cercare, per esempio, di risommare tutto a bassa energia, uno dovrebbe risommare verticalmente tutti i contributi a tutti i loop a bassa energia, oppure a piccola costante di accoppiamento tutti i contributi orizzontali, per andare a piccole distanze. Quindi l'importante è sottolineare che ci sono questi due sviluppi. Quello verticale, diciamo, in potenza di E alla 2 Φ ha un equivalente in teoria dei campi. Come dicevo, E alla 2 Φ è come la costante di struttura fine in QED, dove sappiamo bene c'è uno sviluppo in alfa, in potenze di alfa. Invece quello orizzontale in potenze di L stringa ovviamente non ce l'ha la teoria dei campi, perché diciamo, il limite della teoria dei campi è il limite in cui posso trascurare LS e quindi posso buttare via le correzioni. E la cosa interessante di questi due sviluppi è che diciamo, questo sviluppo, se riuscissi veramente ad andare a piccole distanze, dovrebbe farmi vedere che la teoria diventa abbastanza disaccoppiata a piccole distanze, così che l'altro sviluppo, quello in loop, non dà problemi. E questo, diciamo, lo possiamo toccare con mano, come dicevo, in certi casi, facendo proprio il conto esplicito del loop. Però, diciamo, questa è sarebbe la struttura più generale se considero campi arbitrari. E diciamo, il modo come si vede che i loop, scusate, che il cutoff di piccole distanze fa sì che le correzioni a loop siano ben definite, è indicato, diciamo, in modo schematico qua. Se uno calcola in generale un loop dovuto alla gravità e vede quanto pesa rispetto al contributo senza loop, ottiene un risultato che ha una costante di Newton e poi, per motivi semplicemente dimensionali, se volete, c'è un cutoff ultravioletto che in D dimensioni
compare la potenza d meno 2. In quarta dimensione, per esempio, è il cutoff al quadrato, è una divergenza quadratica della teoria. Ma attenzione, la stringa fa sì che questo cutoff ultravioletto sia rimpiazzato da 1 diviso la lunghezza di stringa in unità naturale. Alla fine dei conti, il peso di un loop è scalato come la lunghezza di Planck, che viene da questo G Newton, alla D meno 2, diviso la lunghezza di string alla meno 2. Ma questo, se andate in una delle formule precedenti, altro non è che l'E alla 2 φ. Quindi, cosa si trova? Che il peso di un loop di gravità è dello stesso ordine del peso di un loop della teoria di Gauge. Cioè, morale di questo è che l'unificazione fra l'accoppiamento gravitazionale e l'accoppiamento di Gauge che vale a questa scala elevata sopravvive alle correzioni di loop, cioè non è solo un effetto dell'approssimazione ad Alber. Poi diciamo le cose possono variare se uno si muove da quelle energie a energie più basse, ma diciamo questa è un'altra storia. Ok, io direi faccio una pausa qui, magari ci sono domande su questa parte, altrimenti riprendiamo fra 5, massimo 10 minuti. Niente di speciale? Stai per chiedere? Se è stato abbastanza chiaro il discorso di come alla fine diciamo, questa teoria che parte in due dimensioni tutto a un tratto fa contatto con la fisica nello spazio-tempo e come diciamo, queste dimensioni critiche vengono fuori come le condizioni necessarie e sufficienti perché esistono delle soluzioni con un universo abbastanza simile a quello in cui viviamo, però il prezzo è che deve avere delle dimensioni supplementari. Vabbè, prendiamoci 5 minuti per cambiare...